Siamo qui a Savignano sul Rubicone, proprio nella piazza centrale del SeaFest. Per me è un ritorno perché ho lavorato a questo festival alcuni anni fa, sempre come direttore artistico, e sono molto felice di questo ritorno. E siccome non mi piacciono le minestre riscaldate, ho dovuto lavorare il doppio per tentare, e spero di esserci riuscito, a fare un festival ricco di sorprese e di contenuti nuovi. Il tema della seduzione lo abbiamo declinato in varie occasioni, in varie situazioni, dalla voce seduttiva di Fabrizio De André con le sue parole, le sue canzoni, alle mostre sensuali di Lady Tarin e Tony Thorenberg, ma anche la fotografia che ha il potere di sedurre, e quindi la mostra di Pierluigi Gibelli, che è una collezione veramente imperdibile. Tutto questo per tentare di costruire un dialogo con il territorio. Io sono l'unico straniero di questa squadra, più di 20 persone che mi hanno affiancato, meglio dire che io ho affiancato loro, sono tutte di qua, e per me è stato un piacere, perché per me è fondamentale valorizzare le ricchezze che risiedono in questo territorio. E quindi io credo che questo festival, insomma, siamo quasi sul finire, domenica pomeriggio, gli incontri sono andati bene, i talk sono stati molto apprezzati, gli ospiti sono stati molto contenti, e soprattutto è stato bello entrare nei caffè o andare nei negozi e fare la spesa, essere riconosciuto e ricevere le domande dei cittadini: ma che cosa succede domani, che cosa succede questa sera. Insomma, è stata una grande festa con al centro la fotografia, una festa che continua, perché il prossimo weekend farò io, invece, perché non ho avuto il tempo di farlo in questo weekend, il 14-15, delle letture portfolio, e forse anche di persone che abitano qui a Savignano e verranno a farmi vedere le loro fotografie. E poi vorrei accompagnare tutti i cittadini a visitare le mostre, farò delle visite guidate con tutti loro, e la domenica pomeriggio alle 4 invece ospiterò un incontro sul tema scrivere di fotografia, che, diciamo, è un tema che mi sta molto a cuore, e che con Roberto Cotroneo, un giornalista dell'Espresso che ha scritto molti libri e che scrive di fotografia, ed è un tema che mi sta molto a cuore e che credo, giusto per dare un'anticipazione, che caratterizzerà le prossime edizioni del SeaFest qua a Savignano.